Buongiorno a tutti, ben ritrovati. L'Isis Valdarno continua ad incontrare i campioni dello sport. Oggi abbiamo un graditissimo ospite, Lorenzo Nannoni, e dopo ci spiegherà dov'è che si trova e che cosa sta affrontando in questo preciso momento, e in compagnia del collega Antonio Fabbrini. Essendo Antonio Fabbrini dell'ambiente, io lascerei la parola ad Antonio. Un buongiorno e inviterei Antonio alla prosecuzione della nostra mattinata. Benissimo, ti ringrazio Alfredo. Allora, siamo qui con Lorenzo Nannoni. Io farei una breve presentazione, se mi permetti, Lorenzo, perché qualcuno magari non ti conosce. Dunque, Lorenzo è stato un importante giocatore di tennis tavolo, diciamo un campione, campione italiano assoluto 2 volte. Mi sono fatto un elenco perché per ricordarmene tutte, 6 volte campione d'Italia a squadre. 7 volte campione d'Italia assoluto di doppio, con oltre 280 presenze nella nazionale italiana dall'83 al 97. Poi ha partecipato a 7 campionati del mondo, 7 campionati europei e 5 giochi del Mediterraneo. Da ricordare la vittoria con Lupulescu, nella semifinale ai Giochi del Mediterraneo dell'87 in Siria, gara in cui Lorenzo arrivò secondo dietro a Primorac. E è stato anche allenatore della nazionale juniores. E nel 2016 è sul podio per la terza volta nazionale juniores in 4 anni e nel 2016 vince la medaglia d'oro a Zagabria. E attualmente Lorenzo è selezionatore della nazionale maschile di tennis tavolo e si trova a Doha proprio con la nazionale italiana. Quindi la prima domanda è come mai ti trovi in questa situazione a Doha e tra l'altro in una situazione un po' particolare. Prego, Lorenzo. Bene, intanto buongiorno e grazie di questa opportunità. Allora, io mi trovo a Doha perché in Qatar sono stati in grado di organizzare un evento mastodontico dal nostro punto di vista, perché seguendo tutti i criteri legati al rispetto delle problematiche Covid, sono riuscito a fare 3 eventi in uno. D'altra parte era l'unica possibilità per riuscirvi. Quindi 2 tornei internazionali che erano stati programmati, però poi non si erano potuti svolgere, e la qualificazione olimpica mondiale. L'unica possibilità per poter svolgere tutte e 3 le gare era appunto unificare in una bolla le 3 gare, e quindi sostanzialmente questo ha comportato che noi siamo arrivati qua il 24 sera. Adesso stiamo scontando 2 giorni di assoluta quarantena nelle camere dell'hotel e poi andremo avanti fino al 20 di marzo, quindi una trasferta lunghissima, in camere singole, in una sorta di bolla ermetica, diciamo così, in cui staremo solo al palazzetto e staremo solo nelle camere, quindi sarà una trasferta pesante, perché è una trasferta molto pesante, però d'altra parte era l'unico modo per poter ripartire, perché questa è la prima gara internazionale targata ITTF, che è la nostra federazione di riferimento a livello internazionale, dopo praticamente un anno di stop. Ci sono state altre piccole gare in mezzo, ma erano tutte gare con numeri bassissimi. Questa è la prima gara con grandi numeri, e quindi insomma c'è anche una sorta di aspettativa molto alta, perché è la prima volta che si gioca dopo un anno, e sarà anche curioso vedere appunto come i giocatori dopo un anno si comporteranno. Ma questo vale per tutti, ovviamente, non solo per i nostri. Benissimo, allora Lorenzo, a questo punto io ti farei una domanda sul tennis tavolo. Diciamo, spesso il tennis tavolo viene considerato uno sport da salotto, no? Ma vorrei prima far vedere un piccolo video, un piccolo contributo video. Malong, due atleti, Malong e Mizutani, che è presente, Mizutani tra l'altro a questo torneo che è a Doha. E a Rio nel 2016. Poi dopo ti faccio la domanda. Allora condivido questo video. Grazie.
Dunque, credo che già la visione di questo video, cioè, renda l'idea del tennistabile a grandi livelli cosa significa, ma chi meglio di te ci può dare, anche se è difficile in breve tempo, ma insomma, un'idea di che cos'è veramente tennistabile? Sì, allora Antonio, chiaramente è logico vedere certi scambi perché sono ovviamente anche quelli che rimangono più impressi perché sono molto belli, il gioco è aperto, la palla sta tanto in campo. Lo scambio che hai fatto vedere tu è un po' un'estremizzazione che è comprensibile e molto bella da mostrare, come detto. Bisogna però specificare che il nostro sport è uno sport molto tattico. E quindi le partite molto spesso sono chiuse e a certe situazioni di gioco aperto ci si arriva raramente o comunque ci si arriva ad alto livello perché la mancanza di difetti, mettiamola così, nei giocatori di alto livello permette di andare oltre le 5-6 palline iniziali che invece sono un po' il tallone d'Achille della stragrande maggioranza di giocatori. Anche forti. Cosa vuol dire questo? Che se io ho il servizio e tatticamente so bene, conosco bene l'avversario e so quello che devo fare, molto probabilmente mi creerò un presupposto, se servo bene, ovviamente, mi creerò un presupposto d'attacco e probabilmente se eseguo tutto, come da copione, posso perderlo, posso vincerlo il punto, però presumibilmente a quella situazione non ci si arriva. Cosa voglio dire con questo? Che nella definizione che tu porterai dopo sul tennis tavolo si capisce quello che si vuol dire, cioè è uno sport che parte con una chiusura tattica piuttosto importante e poi potrebbe, giusto dire, potrebbe andare ad evolversi in un gioco aperto molto spettacolare. Perché faccio questa precisazione? Perché, come si vede in altri sport, che magari è chiaro, bisogna avere un po' una cultura sportiva per capirlo, però come si vede negli altri sport, diciamo che il calcio è quello che un po' tutti un po' conosciamo e quindi capiamo anche un po' di più perché a livello culturale ne abbiamo nozioni abbastanza importanti. Spesso appunto vediamo queste partite chiuse che si giocano tutte in una zona del campo e magari da fuori ci chiediamo: ma come mai si gioca solo in quella zona del campo? Perché c'è una tattica. Così succede anche per noi, per cui anche da noi molto spesso la partita rimane chiusa e vista da fuori si dice: ma come mai questa partita è così chiusa, si sbaglia così tanto? Perché i due giocatori si stanno affrontando molto tatticamente. Ho fatto questa premessa per dire che il tennis tavolo fondamentalmente è uno sport anaerobico a lattacido, cioè gli scambi si chiudono nell'arco dei 10 secondi. Poche volte, come in quel caso che hai fatto vedere tu, gli scambi vanno oltre i 10 secondi. E quindi bisogna ragionare su quel modello di sport. Quindi anche il nostro lavoro di preparazione, di organizzazione dell'allenamento è un lavoro che generalmente va a risolversi nella parte tattica entro gli 8-10 secondi. Come caratteristiche generali di sport, mi ha fatto piacere che tu abbia mostrato quel video perché fa capire quante sfumature ha questo sport da un punto di vista anche di rotazioni della pallina, di traiettorie. Che non sono mai banali, il dover sempre cercare la palla che può essere anche solo 3-4 centimetri più nell'angolo o 3-4 centimetri più in centro. E sono tutti aspetti, tutti parametri da tenere in considerazione mentre si sta giocando. Quindi, mentre devo colpire la pallina, mentre devo arrivare bene sulla pallina, mentre devo eseguire tecnicamente un colpo giusto, devo pensare anche tatticamente dove devo giocare quella pallina a seconda dell'avversario che sto incontrando. Quindi non perché io sono allenatore o perché l'ho praticato, però mi sento di poter dire che il livello di difficoltà è estremamente elevato e questa è un po' la difficoltà che si ha nel farlo capire spesso alle persone che ci guardano in una nazione come la nostra, che è l'Italia, che culturalmente conosce poco il tennis tavolo, per cui spesso
vede il tennis tavolo come uno sport dove ci sono una marea d'errori e che quindi sembra quasi uno sport, come dire, da parrocchia, perché la pallina sta in campo poco tempo, perché non ha soluzioni di continuità rapide, ecco, diciamo così. Ecco, appunto, allora guarda, mi ha introdotto alla domanda successiva, cioè io volevo sapere un po' della realtà italiana, va bene? Qual è lo stato di salute, diciamo, in Italia, in Toscana magari, e perché no anche nel Val d'Arno, un po' la situazione che ci dai, se dai il quadro che ci puoi dare tu. Ma allora, la situazione è quella che è sempre un po' stata tradizionalmente in Italia, cioè ci sono alcune società in alcune città, che possono essere Torino come città o Milano, e magari come piccoli centri ce ne sono molti, quindi ora non li sto ad elencare, però mi viene in mente Castel Goffredo in provincia di Mantova, per fare un esempio, ne potrei fare altri, ma ora non ha senso dilungarsi a tale riguardo, dove questo sport è comunque uno sport, un vero sport, per cui c'è un'organizzazione societaria con più allenatori che di mestiere fanno proprio quello, e quindi lì veramente viene svolto quello che è una sorta di, chiamiamolo così, semiprofessionismo, dove i ragazzi la mattina vanno a scuola e il pomeriggio, ogni pomeriggio, ogni santo pomeriggio, diciamo così, svolgono il loro allenamento. Nell'85%, 80-85% dei casi, invece, c'è una situazione diversa, dove ci si allena 3 volte a settimana, e che è quello che succede un po' anche da noi in Val d'Arno, e si cerca di fare, io dico si cerca perché la società è comunque una società fondata da mio padre, per cui mi sento parte in causa anche io, anche se in realtà poi io non ci lavoro perché sono poco presente a casa, però si cerca di fare il possibile con i mezzi e le ore a disposizione. Ovviamente con un ritmo di allenamento di 3 volte a settimana, essendo uno sport molto tecnico e che ha la necessità, soprattutto quando i ragazzi sono piccoli, di una quantità di allenamento alta, perché la tecnica è determinante per arrivare a un certo livello, non solo nel nostro sport, ovviamente in tutti gli sport. È chiaro che si fa fatica ad emergere anche in Italia, dovendosi poi scontrare con società dove ci si allena tutti i giorni. Purtroppo non è corretto. La quantità di ore d'allenamento determina il livello di automatismo raggiunto del ragazzo, e di conseguenza è difficile che un ragazzo che si allena poco possa battere un ragazzo che si allena molto, anche se il ragazzo che si allena poco è motoriamente più dotato, ecco, mettiamola così, perché comunque gli automatismi poi vengono fuori. Durante la partita chi tecnicamente è più corretto mediamente vince la partita, se la differenza ovviamente è alta, poi dopo si potrebbero aprire scenari infiniti nel parlare di questo, ma non è questa la sede ovviamente. Volevo chiedere a Lorenzo anche su queste precisazioni che lui ha fatto al termine della domanda ultima fatta. Ad alti livelli, per atleti ad alto livello, il tipo di allenamento fisico-atletico è uno sport, il vostro, dove è richiesta una tecnica eccezionale, perché il campo è piccolo, la racchetta e la pallina lo stesso. Abbiamo visto anche nel video precedente in pochissimo spazio e con che rapidità vengono eseguiti quei colpi. Ma ad alto livello, per gli atleti che fanno queste manifestazioni, che tipo di allenamento viene svolto in palestra? Esiste il preparatore atletico? Esiste un tipo di preparazione specifica, considerando anche l'aspetto che hai ripetuto prima, essere legato alla componente anaerobica lattacea. Quindi che tipo di allenamento possono fare questi atleti? Allora, la griglia settimanale d'allenamento di un atleta professionista di tennis tavolo mediamente si compone così. Poi ovviamente ci sono delle differenze, ma diciamo che in generale funziona così.
si fanno il lunedì 2 allenamenti di tennis tavolo ed uno di preparazione fisica, il martedì 2 allenamenti di tennis tavolo ed uno di preparazione fisica, il mercoledì un solo allenamento di tennis tavolo e probabilmente, ma questo va visto, anche un allenamento di preparazione fisica. Il mercoledì pomeriggio c'è una pausa generale completa. Dal giovedì in poi si tende a diminuire la quantità di tempo che di allenamento. Perché questo? Perché in genere il fine settimana o c'è la partita di campionato, o c'è il torneo nazionale, o c'è il torneo internazionale. È difficile che il fine settimana non ci sia niente. Quindi bisogna sempre ragionare su dei micro periodi. Chiaramente questo non è un bene, perché i grandi appuntamenti andrebbero preparati per periodi più lunghi e quindi si potrebbe ragionare in modo diverso. Però ormai l'attività è questa, anche a livello internazionale hanno messo, io uso dire infilato, perché hanno proprio infilato le gare in tutti i fine settimana liberi e quindi di conseguenza non c'è mai un fine settimana libero. Il calendario è stato più o meno programmato da tutte le federazioni europee in modo simile, in modo che le gare internazionali coincidano con delle pause del calendario nazionale delle varie federazioni, per cui tutti gli atleti europei più o meno hanno questo modello organizzativo. L'Asia ragiona diversamente, perché loro fanno dei concentramenti, parlo della Cina, diciamo, soprattutto la Cina, ma anche il Giappone, fanno dei concentramenti per cui loro lavorano per macro periodi, per medio o macro periodi, e quindi loro si possono permettere di avere un concentramento per una Serie A, che da loro si chiama Super League, e dove in una settimana si giocano più partite di campionato, però poi per due mesi il campionato non lo giochi e quindi si concentrano solo sulle gare internazionali ed hanno una possibilità di programmazione diversa. Per quanto riguarda la preparazione fisica, Alfredo, domanda giustissima e corretta a cui mi fa piacere rispondere, perché la nostra preparazione è... Allora, c'è la classica parte con i sovraccarichi, diciamo, dalla quale non puoi sfuggire, dove si cerca di allenare, ovviamente, bisogna stare attenti perché, insomma, lì c'è chiaramente ci sarebbe un discorso preliminare da fare, ma comunque... La forza massima la devi per forza allenare, perché non partendo da quel requisito è difficile poi lavorare sulle altre capacità condizionali. E quindi di conseguenza c'è una parte che mediamente è il lunedì, quella più lontano dalla gara, in cui si lavora con sovraccarichi e si lavora sulla forza. Il martedì si tende a fare un lavoro di tipo funzionale fatto con circuiti a stazioni, dove in alcune stazioni si lavora in modo dinamico, in alcune si lavora in modo statico, e nelle stazioni in cui si lavora in modo dinamico, in alcune di queste stazioni si cerca di riprodurre più o meno, per quanto possibile, movimenti che ricalchino il gesto tecnico o la tecnica dei movimenti delle gambe del tennis tavolo. Il mercoledì si fa un lavoro diverso, che questo più che altro perché piace agli atleti, è un lavoro magari che si concentra un po' più sul core, quindi sulla forza dell'addome e della parte lombare, quindi tutti gli esercizi, diciamo, di tenuta, i vari plank, che magari sono anche inseriti il martedì nel circuito, ma comunque ecco, diciamo che il mercoledì è un lavoro che va più verso la gratificazione dell'atleta che verso una necessità nostra. A questo si aggiunge, e non è facile incastrare, una giornata in cui alcuni ragazzi, ma non tutti, hanno piacere nell'andare a correre, quindi a fare proprio un'attività aerobica di corsa, però è chiaramente un'attività al limite di soglia, nel senso che la corsa non dura 50 minuti, magari dura 20 minuti, può durare 30 minuti, però è fatta al limite, ecco, come un po' come fare un Cooper test un po' più lungo, mettiamola così. Questo succede perché si è riscontrato nel nostro sport, ma questo ho potuto riscontrarlo anche in altri sport avendo degli scambi con altri direttori tecnici o allenatori di nazionale,
come la corsa proprio effettuata in questo modo dia una gratificazione agli atleti mentale, ma anche sulla sensazione che le gambe vadano di più dopo. E allora questo si ricollega un po' a quelle cose, diciamo, che sembrano un po' in contrasto, perché uno potrebbe dire, ma perché uno dovrebbe correre mezz'ora per giocare a tennis tavolo? Però in realtà questa cosa poi dà questo risultato. E non mi dimenticherò mai le parole di Vincenzo Maenza, campione olimpico di lotta greco-romana, si parla delle Olimpiadi degli anni 90, che incontrai ad una riunione a Roma al CONI, dove lui mi disse che anche i lottatori di lotta greco-romana, alcuni lottatori di lotta greco-romana, non so se tutti, ma alcuni, soprattutto della sua generazione, lui compreso, andavano a correre. E allora questo mi dette ancora più soddisfazione, perché la sensazione che avevo io, dicevo, ma io quando vado a correre dopo mi muovo meglio, e ce l'avevano anche loro che fanno uno sport dove praticamente lottano e sicuramente non hanno da correre, però anche loro avevano questa sensazione. Quindi mi viene da dire che quella parte aerobica lì, spinta al limite di soglia, serve e dia all'apparato cardiovascolare una efficienza che poi l'atleta se la prova. Esatto, sì. Quindi, diciamo, ecco, questa è la settimana tipica nostra al Centro Federale nostro tecnico di Terni, ma ho visto che anche più o meno sia a Düsseldorf, dove c'è il centro tedesco, a Parigi, dove c'è il centro francese, più o meno si sviluppa così. Non ci sono grandi differenze. Bene. Benissimo. Allora, io a questo punto, se non ci sono altre domande, farei l'ultima domanda. Se visto, mettiamo che un giovane o anche non giovane vuole cominciare a giocare a tennis tavolo, se pensi come può fare, anche come hai fatto tu, come hai cominciato tu e come potrebbe cominciare oggi un giovane o se può anche un non giovane, diciamo. Ma allora, la scaletta è quella classica, ci si iscrive ad una società e si inizia frequentando i corsi della società, dove l'allenatore, l'istruttore ti insegna i fondamentali. È stato così anche per me, solo io che l'ho fatto nel garage di casa, perché insomma al tempo le possibilità non erano quelle che erano, diciamo così. E l'autore di tutto è stato mio babbo, perché poi era mio babbo l'appassionato, il forte appassionato di tennis tavolo, che è poi anche la persona che ha fatto nascere la realtà di San Giovanni Valdarno. Si inizia così, si inizia in questo modo. Poi dopo è chiaro che tutto sta nelle mani degli istruttori nel far sì che le prime fasi, soprattutto le prime fasi, siano molto molto accorte, nel senso che il ragazzo si deve divertire, ovviamente, perché se non si diverte non ha senso che vada in palestra. Nel divertirsi è importante che i primi periodi, cioè quando ancora diciamo che la parte motoria del ragazzo è una lavagna su cui scrivere, si scriva bene. E la scrittura, che poi equivale agli automatismi che il ragazzo avrà, deve essere una bella scrittura. Quindi i nostri colpi nel ragazzo devono partire bene, lo scambio di diritto, lo scambio di rovescio, il palleggio, perché tutto ciò fa sì che poi sia più facile costruire quegli automatismi motori, che sono quelli del topspin, che sono i più difficili, in modo corretto. Per cui i primi passi sono all'insegna del divertimento, ma con grande attenzione dell'istruttore a far sì che non si sviluppino automatismi sbagliati. Bisogna tener conto, vorrei fare questa precisazione, che il nostro sport ti mette subito l'attrezzo in mano e tu devi subito giocare. E quindi se di fatto potresti anche automatizzare un semplice scambio di diritto o di rovescio sbagliato, dopo è difficile su quell'automatismo sbagliato costruire il colpo successivo in modo corretto. Questa è una precisazione che mi piace fare, perché gli allenatori di tennis tavolo, come mi spiegavano anche a Formia, quando avevamo il centro tecnico a Formia, succedeva
veniva lì la scherma e parlando con gli allenatori di scherma mi dicevano esattamente la stessa cosa. E nel divertimento è proprio la bravura dell'istruttore sta nel seguire bene quella fase. Perché se il ragazzo acquisisce bene gli automatismi e non sbaglia, quindi non sbaglia, la pallina sta in campo, si diverte. E allora dopo, quando ha iniziato a divertirsi, si diverte a giocare a tennis tavolo, perché il tennis tavolo, se la palla sta in campo, è molto divertente. Se il ragazzo acquisisce automatismi sbagliati e la pallina non sta in campo e quindi sbaglia, il ragazzo non si diverte e molto probabilmente cesserà la sua attività di tennis tavolo, perché non troverà soddisfazione nel venire in palestra, non suderà perché la pallina non rimarrà in campo e quindi sbaglierà. E anche quell'aspetto della, diciamo così, proprio dell'attività motoria, che deve essere anche un'attività sana, che ti fa tornare a casa stanco, sudato, dove c'è il piacere di farsi una bella doccia, quel requisito lì verrà a mancare, perché purtroppo noi siamo uno sport così: o la pallina sta in campo e allora ti diverti, sudi e fai anche una bella attività motoria, oppure non, viene a mancare questo aspetto, no? Mentre in tanti sport puoi anche essere, tra virgolette, ovviamente, una schiappa, però magari devi correre lo stesso. Quindi a casa comunque torni soddisfatto perché ti sei comunque stancato, i genitori tolgono le magliette dalla borsa e sono magliette bagnate, sudate, e quindi anche i genitori apprezzano questo aspetto. Da noi questo aspetto è un po' più controverso, cioè questa prima fase diventa determinante nel far sì che poi questo processo vada avanti. Benissimo, allora io lascio a Alfredo i saluti finali. Se non ha altre domande, prego Alfredo. Sarebbe da trattenere il nostro ospite per troppo tempo, ma non possiamo permetterci di rubare ancora del tempo a Lorenzo. Voglio strappargli una promessa, se me lo consente, di poterci rincontrare nuovamente e magari di poter vedere qualcosa con i propri atleti e poter parlare ancora piacevolmente come abbiamo fatto stamattina. Ringrazio infinitamente Lorenzo Nannoni della disponibilità e il collega Antonio Fabbrini della gentilezza. Grazie. Io ringrazio voi, è stato un piacere e mi auto faccio l'in bocca al lupo per le gare Non e vi dico ringrazio. niente, non dico niente per scaramanzia, ma siamo tutti intrecciati, gambe e piedi, e quindi ci risentiamo alla fine. Grazie, sarò Grazie, Lorenzo. molto contento di fare il collegamento, magari da Terni, dove abbiamo il nostro centro tecnico. E far vedere anche, magari lì sarà un po' più semplice con i collegamenti in diretta, un po' anche quello che succede in palestra, magari a un orario dove ci Certamente. stanno anche svolgendo le attività. Ci Bene. affidiamo completamente a te. Grazie. Grazie, buona giornata. Ciao, Anche buona a giornata. voi, anche a voi, grazie.